Brescia Trasporti si colloca nel gruppo di Brescia Mobilità in una posizione di estrema delicatezza, ma altrettanto soddisfacente per il ruolo che dovrà svolgere dal momento che entrerà in funzione la metropolitana. Ora, oggi noi svolgiamo un determinato servizio che ha come riferimento non solo l'ambito dell'area urbana, ma i 14 comuni dell'Interland della nostra città. In futuro sicuramente noi dovremo far sì che tutti gli utenti possano essere portati nelle vicinanze, quindi la creazione di parcheggi ad hoc della metropolitana per potersi trasferire da un punto all'altro della città nel miglior modo possibile, ma anche nel tempo più breve possibile, che è quello che oggi la società ci richiede. Oggi i servizi che noi eroghiamo oggi, ecco, lo ribadisco, sono principalmente quelli del servizio pubblico in città con automezzi di 12 e 18 metri, più, dicevo, i 14 comuni dell'Interland. Quindi è un servizio pubblico di ottima fattura, costruito sulla base delle reali esigenze dell'utenza, e quindi in grado di assolvere a quanto ci è stato richiesto. Spesso e volentieri noi sentiamo i cittadini, facciamo delle indagini e alle proposte che ci vengono formulate e alle risposte che raccogliamo cerchiamo di dare soddisfazione. Oggi di lamentele, anche se diciamo ne provengono, però non ci hanno mai colpito, e anzi oso dire che il voto che ci è stato assegnato dai cittadini è più che discreto, anzi oserei dire ottimo come servizio. L'organizzazione interna che abbiamo, ecco, diciamo subito che il deposito ci sta un briciolino stretto dove viviamo per i servizi che in esso si svolgono. Allora velocemente incominciamo a dire che noi abbiamo 435 dipendenti, di cui 357 autisti e 45 operai. Il resto è rappresentato da funzionari e da impiegati. Nel deposito vengono rimessate più di 219 vetture tra i 20 mezzi di 18 metri e il resto di 12 metri con 6 pullman di Gran Turismo. Di questi, ed è un, come si dice, un momento di vero orgoglio da parte nostra, il poter dire che il 50% dei mezzi di cui è rappresentato il nostro parco viaggiano oggi a metano. Quindi dal punto di vista della ecocompatibilità mi permetto di dire che abbiamo già raggiunto un ottimo risultato. Fra l'altro aggiungo che il metano lo distribuiamo direttamente noi qui nel deposito, quindi ci siamo organizzati al punto tale proprio non solo di risparmiare sostanza, ma anche di mettere in condizione i nostri automezzi di essere evidentemente controllati. Un altro dato che mi permetto di fornirle è rappresentato dal numero dei chilometri che noi percorriamo con questi mezzi, vale a dire il 75% di 9 milioni di chilometri che noi percorriamo oggi vengono diciamo effettuati con il dispendio di metano e non più di gasolio. Quindi dal punto di vista dell'inquinamento ho la netta sensazione di poter affermare che siamo sulla buona strada. Altra notizia che le posso evidentemente fornire: il nostro parco automezzi non è così obsoleto, anzi abbiamo una vetustà vecchiaia di 9 anni del parco automezzi, ma nell'ultima riunione del consiglio di amministrazione nostro abbiamo deciso che provvederemo a sostituire gli ultimi 42 che sono ancora in circolazione a gasolio, e quindi questi 42, 14 per ogni anno, perché le sostanze economiche che abbiamo a disposizione non ci consentono di fare di più, verranno sostituiti di anno in anno, e quindi nel giro di 3 anni il nostro parco automezzo subirà ancora una diminuzione di età. Ma il servizio intanto si impernia su un raggio d'azione che va dalle ore 4 del mattino alle 0:30.
Quindi ci sono autisti che prendono servizio in deposito, ci sono invece autisti che prendono servizio proprio perché le vetture devono continuamente viaggiare nell'arco di queste delle ore che ho appena citato, ecco, prendono servizio in centro o nei luoghi più dislocati, diciamo, della città. 160-170 mezzi in servizio nelle ore cosiddette di punta, vale a dire dalle 7 del mattino alle 8:30 e dalle 11:30 alle 13, ecco, vengono controllate da una centrale operativa che adesso stiamo collegando, fra l'altro, anche con il comando dei carabinieri. Presto ci collegheremo anche con il 118, proprio per essere più tempestivi ancora nel far intervenire le forze dell'ordine, ma anche nel rimediare ad eventuali feriti che, di fronte purtroppo agli incidenti che capitano, potremmo ritrovarci come si dice, di dover assistere. Quindi anche da questo punto di vista la Brescia Trasporti ha a disposizione un piccolo gioiello che migliora quotidianamente laddove, e questo è bene che lo dica all'utenza, vengono registrati tutti i dati relativi allo svolgimento dell'esercizio. Quindi qualsiasi osservazione che ci viene svolta trova puntualmente il suo punto di collocazione, e quindi anche da parte nostra, qualora si debba chiedere scusa perché qualcosa non ha funzionato e basta un non nulla, noi siamo ben lieti di dare la risposta nella verità e l'informazione al cittadino.